Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Buon anno, buon 2021. E questo è un video breve, spero breve, di saluti, di auguri, di propositi, una sorta di recap del 2020 e più o meno quello che mi aspetto, quello che spero di poter fare nel 2021. Dunque, com'è stato il mio 2020? Strano. Il mio 2020 è stato strano, in parte traumatico, molto difficile. Ragazzi, è stato il 2020. Cosa posso dire? Che già non sappiamo tutti quanti. È stato un anno molto difficile. Avevo un grosso progetto, e cioè partire a settembre per un viaggio studio in Inghilterra della durata di 3 mesi. Vista la situazione, avevo deciso di posticiparlo, quindi già era stata una cosa, insomma, non molto piacevole. Poi mi sono detta: pazienza, lo rimando. Invece, vedendo poi come si è peggiorata la situazione, soprattutto in Inghilterra, facendomi un attimo due calcoli su cosa fare prossimamente nella mia vita, ho deciso di annullarlo completamente. L'avevo rimandato a marzo di quest'anno e alla fine, piuttosto che rimandarlo di nuovo, alla fine ho deciso di annullarlo completamente. Quindi, benissimo, è stato già benissimo. Era una cosa che avrei voluto fare già nel 2016-2017. Non l'ho fatta perché nel mio ex cose che succedono. Quindi sì, rinunciare, già posticiparlo mi aveva dato parecchio fastidio, ma rinunciare effettivamente è stato particolarmente difficile. Questa cosa è successa un mesetto fa, quindi sì, le mie energie si sono concentrate molto su quello. È stato comunque un anno in cui ho fatto tanto per me stessa, ho finalmente iniziato ad andare in terapia e sono molto molto contenta di ciò. Magari poi ne parlerò in un altro video se a qualcuno interessa. Più che altro di com'è andare in terapia a 30 anni quando avresti dovuto andarci a 13 e non lo hai mai fatto, tanto per dirne una. È stato appunto un anno in cui ho lavorato molto su me stessa, su quello che mi piace, mi sono dedicata abbastanza di più rispetto al solito alle mie passioni, alle persone valide da tenere nella mia vita. Ho allontanato qualche persona che non mi faceva stare bene e che non mi voleva bene e che non aveva alcun interesse genuino e sincero a voler restare nella mia vita, ma sì, ho allontanato qualcuno perché non mi faceva bene interagire con loro, al di là di eventuali cose in comune, passioni o momenti divertenti che possiamo aver passato insieme. Ho tirato le somme su cosa mi faceva bene e cosa non mi faceva bene, e il rapporto con determinate persone effettivamente non mi faceva bene qui. Però appunto mi sono concentrata molto sulle persone valide nella mia vita, le persone a cui voglio bene, che tengo ad avere intorno a me, le persone che mi vogliono bene, hanno piacere a stare nella mia vita. Quindi mi sono focalizzata di più su quei rapporti e effettivamente è stata una cosa molto 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 bella. Ho avuto anche tanti problemi, ho avuto problemi con il lavoro. Io come makeup artist non ho, tra l'altro, vista la mia timidezza, insicurezza, sono introversa, faccio molta fatica a propormi e spammarmi e mostrarmi sicura di me e delle mie capacità. Io so di cosa sono capace, so come lavoro, so cosa so fare, quali sono soprattutto i miei punti forti, però faccio molta fatica, credendo abbastanza poco in me stessa come persona, è difficile mostrare quanto io sia sicura di me come professionista. Quindi sì, sto facendo molta fatica anche adesso perché non sto lavorando nel campo del make-up. In più, i miei problemi personali su cui mi sto concentrando, in più
un anno e mezzo fa la rottura con il mio ex tossico, con cui sono stata più di 10 anni, e insomma non è una cosa che si supera così proprio da un giorno all'altro, e tante altre cose nella mia vita, tanti progetti che ho dovuto modificare, rimandare, annullare, e quindi i piani della mia vita sono costantemente cambiati nel tempo. Insomma, tutte queste cose qui hanno influito tanto, quindi mi sono concentrata molto anche su quelli. Ovviamente il Covid e la pandemia, per fortuna, io mi ritengo molto fortunata, non mi hanno portato via persone care, però ovviamente ha influito sulla mia vita sotto tanti punti di vista. Chiusa in casa, senza lavoro, non ho potuto vedere le persone a me care, preoccupata costantemente per le persone a me care. Quindi, insomma, questa situazione ovviamente ha pesato su tutti quanti. E nel mio piccolo ho fatto il possibile per essere cauta per me stessa, per la mia famiglia e soprattutto per gli altri. Quindi, cosa mi aspetto dal 2021? Allora, il 2021 è partito già con altri progetti che io avevo già dovuto modificare, che sono stati modificati di nuovo a loro volta. Benissimo, grazie. 2021 si è iniziato proprio benissimo. È iniziato con una guerra civile in America, con una crisi del governo italiana. Complimenti, tra l'altro, complimenti. Questo è esattamente il momento in cui bisogna far andare il governo in crisi. Veramente, bravi. 7 più. A parte questo, mi aspetto, non dico di non avere problemi o di avere qualche problema in meno, perché siamo mai, figuriamoci. Tipo, sono andata dal dentista 3 giorni fa per una panoramica e sono tornata a casa senza un dente. Infatti sono gonfia perché sono ancora sotto antidolorifici, quindi si vede, sono più tonda del solito. Cosa, appunto, cosa mi aspetto dal 2021? Dunque, prima di tutto, forse un ciccinino così di imprevisti, meno, boh, cioè veramente il minimo sindacale, cioè non sto chiedendo niente, proprio il minimo sindacale. Se c'è qualcuno lassù che mi ascolta, qualcuno che gestisce la fortuna e la sfiga, non voglio fortuna, voglio solo tanto così di sfiga in meno, perché ogni 2 giorni sto continuamente cambiando i miei progetti per il futuro e questa cosa è veramente frustrante. Quindi, per favore, cos'altro mi aspetto? Sinceramente ho paura ad aspettarmi qualcosa. Vista la situazione, ho piuttosto paura di aspettarmi qualcosa. Diciamo che spero di poter comunque realizzare dei progetti di vita che ho, di cui non parlo per scaramanzia, perché ho parlato con poche persone dei progetti che avevo ed è andato tutto a rotoli, quindi non parlerò di niente con nessuno, però ho dei progetti su cui mi ci sto impegnando, su cui sto lavorando, e spero che, non dico proprio vedano la luce o abbiano il massimo risultato, il massimo successo, però almeno poterli avviare, ecco, perché il mio problema in generale è che arrivano gli imprevisti prima ancora che io cominci a fare le cose, e sinceramente mi sarei anche stancata di questo. Quindi, se per favore posso almeno iniziare a fare le cose e poi avere i problemi dopo, mi farebbe proprio schifo, onestamente. Mi aspetto di stare meglio con me stessa, ed è una cosa a cui sono già ben avviata da qualche anno più o meno, e soprattutto facendo terapia. Adesso da un anno la situazione è già migliorata, però insomma, quando hai bisogno di andare in terapia a 13 anni e ci vai dopo i 30, insomma, l'accumulo è abbastanza consistente, ecco, è un bel carico sul groppone. Io non ho le spalle così forti, le spalle così grandi, quindi è un bel carico da portarmi addosso. E mi aspetto di, come dire, poter realizzare tante piccole cose. Ecco, non voglio cose grandiose, non ho progetti che, oh mio Dio, devo conquistare il mondo, però ho dei progetti importanti per me.
qualche progetto un po' grande per la mia vita in generale, però anche dei progetti piccoli che mi piacerebbe vedere avviati, almeno avviati. Quindi sì, questo sto puntando, diciamo che mi sto tenendo aperte più strade e più opzioni, visto i problemi e gli imprevisti continui. Giustamente ho deciso di pensare a varie opzioni, quindi io ho questo progetto, se succede questo, ok, piano A, succede quest'altro, piano B, va tutto scatafascio, non importa, un piano di riserva. Ecco, questo sostanzialmente è quello che è come sto gestendo le cose, ed effettivamente sta funzionando, perché riesco a non andare completamente nel panico, per quanto un po' di patema d'animo mi stia venendo, onestamente, visto tutti i problemi e gli imprevisti continui che ci sono. Ma non si molla, non si molla assolutamente, si va avanti lo stesso, anche perché non possiamo fare altro, onestamente. Non si può tornare indietro, non si possono cambiare le cose che non sono il nostro potere di cambiare. Possiamo agire sulle cose che succedono e possiamo provare a prepararci il più possibile. Quindi è quello che sto facendo io. Tra l'altro, la luce di questo video è tipo luce divina, ma perché sto registrando con il cellulare con la fotocamera interna e ho il flash sparato in faccia, perché ho comprato un secondo ring light per avere le luci, ovviamente per migliorare la qualità della mia situazione luci, ma al momento sono impossibilitata ad aprirlo, montarlo, insomma la situazione è abbastanza caotica. Quindi sì, anche questa è una cosa su cui voglio lavorare. E infatti sto girando questo video contro tutti gli imprevisti che ho avuto in questo periodo, perché ci tenevo prima di tutto a fare questo video. Poi ci tenevo a mostrarmi un attimo con un video nuovo, anche perché i prossimi video che caricherò sono delle reaction, anche quello purtroppo mi dispiace, ma non riesco a concentrarmi sulle altre cose. Le cose più veloci che posso fare al momento sono le reaction, che mi rendo conto che siano il tipo di video principale che c'è adesso sul canale, ma veramente non sto riuscendo a fare nient'altro, e questa cosa mi sta dando molto fastidio, perché ci provo e non ci riesco, mi organizzo e non ci riesco. Quindi anche qui, piano di riserva, non voglio far morire il canale, quindi ho le reaction. E appunto i prossimi video sono delle reaction che ho girato un mese e mezzo fa più o meno. Comunque si vede, perché ho i capelli diversi. La location è diversa, è sempre davanti al frigorifero, che era una location momentanea. Cercare di essere un po' più attiva, soprattutto anche su Instagram. Diciamo che anche su Instagram in realtà ho un po' la fissa di fare il feed estetico molto carino a 3x3, quindi in realtà questa cosa mi blocca, perché a volte vorrei pubblicare delle cose, poi in realtà mi fermo perché penso no, questa cosa non ci sta bene con il feed, e quindi non pubblico. Complimenti! Anche questa è una cosa su cui voglio lavorare, il fatto che io voglio fare le cose in modo non perfetto, però molto bene, molto curato, però io mi blocchi per determinate cose e quindi alla fine la cosa non la faccio, e ovviamente ne ho un danno. Ecco, questa è una cosa di me che voglio cambiare. Tra l'altro mi sto muovendo per mettere i sottotitoli ai video, quindi adesso non so in che modo metterò i sottotitoli in inglese a questo video, però almeno i sottotitoli inglesi ai video dove parlo in italiano li vorrei mettere. Ora non so se è il caso di metterli anche in italiano nei video dove parlo in inglese, però dunque questo. Sì, penso di aver detto tutto. E niente, questo era appunto il mio video di saluto per il 2020, quindi ciao 2020, sei stato un anno terrificante. Sì, con degli aspetti positivi, ok, però sarebbe stato meglio senza una pandemia globale. Quindi ciao 2020, non ci mancherai, non più di tanto onestamente, e speriamo che il 2021 ci porti qualcosa di meglio, e non vedo l'ora che mi si sgonfi la faccia, che mi fa veramente male quel modo di iniziare l'anno. Comunque niente, questo, spero che il 2021 sia un buon anno anche per voi, auguriamocelo tutti quanti, e niente, poi ci vediamo
prossimamente in un'altra. Beh, adesso sì, appunto ci saranno le reaction, ma cercherò il prima possibile di girare video nuovi, quindi niente, questo. Vi voglio bene e spero di vederti presto. Ciao!